tutti, friends, al vostro Super Curry. Eccoci qua, ragazzi. Nuovo video col nostro T818. Oggi andiamo a provare un giocone, uno dei miei giochi preferiti, lo sapete. Ovvero Automobilista 2. Ragazzi, ci tengo a dire che grazie a Stefano abbiamo visto più o meno come si possono svolgere delle belle carriere su Automobilista 2. E mi piacerebbe fare delle carriere retro gaming degli anni 90, gli anni 80, inizio anni 2000, con le macchine storiche. Quindi vediamo un po' se si può attrezzare qualche carriera da portare sul canale, in modo da andare a compensare le carriere che non stiamo facendo, tipo Formula 1 2024. Però c'è anche un altro discorso. In molti mi state chiedendo di giocare a Formula 1 24. Probabilmente lo posso portare nelle carriere fatte bene, come abbiamo sempre fatto, per gli abbonati. Quindi chi si abbona a livello d'abbonamento 5 euro si ritrova ogni settimana almeno un episodio di Formula 1 24. Questa è l'idea, fatemi sapere nei commenti se vi può interessare. Proviamo una GT3, tipo la McLaren, che è quella che proviamo sempre. Andiamo a scegliere una pista vera, dove si guida coi controcavoli. Io direi Brands Hatch è proprio la pista giusta, si guida tanto. Si parte, friends. Anzitutto vorrei cambiare inquadratura. Peccato che non c'è un'inquadratura da... va bene, dobbiamo guidare così. Purtroppo manca un'inquadratura dal cruscotto, come è giusto che sia. Beh, ragazzi, no, quasi è modificato nulla. Ah. Beh, ottimo force feedback, eh. Oh! Minchia, voglio come si è incaprettata. Tieni inquadratura stile Gran Turismo sopra il tetto dell'auto. Beh, ragazzi, è fantastico. Il sound mi piace, la macchina si guida bene, il force feedback del volante è corposo. Ah. Si botta dentro. Raga, quando si incapretta la macchina, sentite il volante veramente fare cose assurde. Nel senso, vedete, pure si intraversa anche in pieno rettilineo, in frenata. Veramente difficile da tenere. Contate che non ho regolato nulla, eh. Si può mettere ancora più alto il force feedback. Guardate qua. Gli effetti che c'è il volante sono realistici, perché si intraversa anche in pieno rettilineo quando tu acceleri troppo, cosa che su TGT di solito non fa. Ah. Questo è uno di quei giochi dove il force feedback di un DD si sente maggiore rispetto al TGT, che pure ha un force fantastico su sto gioco. Però vedete, anche le scodate che la macchina dà quando esco dalla curva e cerco di metterla dritta e lo sterzo si gira da solo, è molto realistico, eh. Ah. Guardate qua. Ragazzi, tanta roba. Mamma mia. Oh. Vedete quanto tempo perdo nello scodare? Ah. Impressionante. Impressionante, veramente impressionante. Molto buona. Ripeto, io qua non ho regolato nulla, quindi sono certo che il volante può andare molto meglio, eh. Eppure già così, senza regolare nulla, è impressionante. Allora, scegliamo altre categorie di auto, ragazzi. Non le Formula 1, perché alla fin fine già l'abbiamo guidate mille volte. Andiamo a vedere se c'è qualche... Karting, no.
Volevo vedere se c'era. Ecco qua, le WEC più moderne. Peccato che però. Peccato che non c'è una macchina. E non ho manco scaricato le livree. Non c'è una macchina proprio realistica. Dai, prendiamo questa qua. Scegliamo una pista un po' più da WEC. Vai. Andiamo a provare una LMP, diciamo, ginetta. Non lo so se è un LMP1 o un LMP2. Comunque andiamo a provare una macchina prototipo a vedere come va. Ma vi dico, la differenza rispetto a un TGT. Ma ho messo un Nürburgring. Boh. Sì. La differenza rispetto al TGT, vedete, quando acceleri la macchina si incapretta veramente di brutto. E anche quando freni c'è un bello sbacchettamento che col TGT non c'è. Troppi angoli di rotazione, ciò. Ma che cazzo di pista ho messo, voglio. Ma non è il muro di questo. Ma che pista è questa? Mamma mia, raga. Ah! È complicatissima da gestire la macchina. Non so che pista stiamo facendo, ragazzi. Pensavo di aver messo il Nürburgring. Ma evidentemente no. Mamma mia. Minchia, ragazzi, se prendete il cordo è follia. Ma che cazzo di pista è? Oh! Ma dove siamo? Però devo dire molto bella. No! Vedete come bisogna dosare l'acceleratore, perché il volante in un attimo ti perdi la macchina, eh? Pazzesco, ragazzi. Devo dire, automobilista, si sente una bella differenza tra DD e alto qua. Non perché col TGT non si possa giocare, non sia incredibile. Però col DD, ripeto, ci sono reazioni dell'auto più realistiche. Oh! Vabbè, piccola speronata che ci sta. Minchia, ragazzi, per tenere lo sterzo è impressionante. È impressionante. Ah, sono arrivato lungo. Qua sento che il volante è veramente più dettagliato. Oh! E sento la forza bruta del TGT. Nonostante, ripeto, sta regolato non altissimo, eh. Eppure impressionante. Ah! Ragazzi, quando toccate il cordolo è un dramma. Minchia, ragazzi, che sensazioni, è pazzesco. Vi posso assicurare che è pazzesco, bellissimo da giocare. Sto gioco automobilista con il DD è migliorato. Eccoci qua, ragazzi, dai, ho scelto la Benetton del 95, che non è la Benetton del 95, diciamo che è la Ferrari del 95 con la livrea Benetton. In Canada, dove vinse Jean Alesi nel 95, andiamo a vedere un po' come vanno le Formula 1 un po' retro, dai. Con i V12. Vai. Mamma mia, che sound. Ehi, mamma. Eccola, Ross, la footwork, anzi. Ah! Mamma mia, che sound, raga! Oh! Oh! Minchia, ragazzi!
È spaventoso. Cioè, se ti si intraversa la macchina col DD è difficilissimo a tenerla. Cioè, mi ha dato uno strattone pazzesco. Ecco la vecchia Sauber. Madonna quanto è difficile tenere sto sterzo. Ah! Sì, ma come fa questo rettilineo ad andare così veloce? Guarda là, raga, faccio fatica a tenere lo sterzo, rettilineo, guarda roba, che roba. Minchia, ragazzi. Sto fa palestra e non me ne sto rende conto. Oh, ecco la Minardi. No, era tostissimo. Ah! Mamma mia, ragazzi, sto facendo una fatica enorme. Non sono abituato a questa cattiveria. Ecco la Ferrari. No, la McLaren. Ah, è pazzesco, pazzesco. The Wall of Champion. Minchia, ragazzi, è spaventosa. Posso assicurare che non è facile da gestire. Quando si intraversa la macchina e il volante c'ha i problemi, fa i disastri. Cioè, è impressionante la forza che c'ha il DD. Divertentissimo. Su sto gioco qua, per esempio, la differenza con TGT si sente perché il DD è più dettagliato e fa molta più forza. Sono contento di averlo provato, fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video. Whoa, whoa, whoa.